Quando vê a coisa preta, bota fogo no sertão. Tenente é de abastente, coronel é de galão. Olé, mulher inteira, olé, mulher inteira. Em cima da pavimenta, em cima da moral. Em cima da pavimenta, em cima da moral. Firmino, sei circondato, non fare resistenza, non puoi scappare questa volta. Firmino, hai sentito, c'è il colonnello Minas lì fuori. Merda! Se ti arrendi risparmierai il villaggio. È spedito, senti, ci sono i soldati, cercano Firmino, Firmino il bandito. Che me frega. Non mi piacciono quei soldati. Ho paura, Espedito. Firmino! Vuoi far ammazzare tutti? Bianca come una sposa sei, sarai la più grossa vacca dello Stato. Valeva la pena camminare tanto, eh? Cos'hai qua? Cos'è? Una zecca? Aspetta, aspetta, fa vedere. Bisogna levarla, su. Devono essere tanti soldati, Espedito. E non se ne vanno. Perché non se ne vanno? Io ho paura, figlio mio. Firmino, esci, risparmia la vita ai tuoi uomini. Voglio solo te. Ecco fatto, via tutte le zeccacce da questo musone bello. Ecco, così bella, così, eh. Vedi, vedi gli occhietti. Vedi gli occhietti belli, sa. Ecco. E adesso bevi. Bevi che deve essere stanca, su, così mi diventi bella grossa. Vieni fuori, Firmino! Te lo dico per l'ultima volta! Altrimenti ammazzo tutti in questo villaggio, tutti! Non lascio vivo nessuno! Sarò io! Firmino! Fuoco! Ammazzateli! Ammazzate tutti! Così impareranno ad aiutare il cangazzeiro! Thank you.
baracca! Su! Su! Assassini! Assassini! Hanno ammazzato la mia vacca! Sono fratello Giuliano della Vertigine. Sono eremita, santo e medico. Ti ho raccolto e ti ho guarito con le erbe. Io conosco le erbe e gli animali. Adesso sei guarito. Lode a Dio. Tu lo sai che il coronero mi ha ammazzato la mia vitella bianca. Lo so. E mio padre? Morto. Tutti morti. Chi è? È Maria. Un'orfana che sta con me. È bella. Ti hanno ferito al costato come nostro Signore Gesù Cristo. Con questo ti passerà ogni dolore. Non soffrirai più. Nostro Signore mi ha detto esattamente queste parole. Verrà un uomo che mi somiglia e tu lo manderai a combattere per la giustizia e lo chiamerai il Redentore. Venite. Seguitemi e ascoltate le mie parole. Non lavorate, non costruite le case, tanto esse verranno distrutte dal demonio, da soldati e dai colonnelli. Beati i bambini innocenti. Beati. Seguitemi, diventate i miei apostoli. Prendete la croce e il macete per salvare il mondo, altrimenti questi bambini diventeranno tutti come voi. Ascoltate, io sono mandato da nostro Signore. Oh Signore, aiutami tu. Diventate i miei apostoli. Vi ho portato il pane del Signore. Guardate. Non fuggite, apostoli. Tornate da me. Chi sei? Io sono il nuovo re del Cangasu. Ho avuto ordine dall'arcangelo Gabriele di lottare per la verità e la giustizia, con la croce e col macete. Tu chi sei, buon uomo? Mi chiamano Diavolo Nero. Vuoi venire nel Cangasu? Vuoi far parte della mia banda? Non posso. Perché? Perché sono più importante di te. Se tu sei il diavolo, io sono il Redentore. Avrò la mia banda e i miei apostoli. Per adesso ti lascio andare, ma sta attento a non darmi fastidio. In quanto ai tuoi apostoli, se vuoi che ti proteggano, cerca che abbiano delle facce almeno come queste. Hai capito, ragazzo? Impara anche questo. Il macete è più lungo della mano, ma il fucile è più lungo del macete. Thank you.
gomito. Voglio che l'eccellentissimo signor Vescovo trovi i nostri cannoni splendenti come calici d'oro. Un mese di rigore. Sì, io sì. Come si chiama il vescovo? Monsignor Celestino Pedreira Sousa dos Santos. Basta, basta. San Celestino! Qui! Fate la carità! Fate la carità, un povero paralitico! Fate la carità! Fate la carità! Mettetevi lì, capito? Tu con le spalle. Fate la carità, un povero paralitico. Carità. Sì, guarda. Colonnello Minas è un eroe, è un grande patriota. Io lo conosco. Adesso farà la carità a questo povero uomo per salvare l'animaccia sua. Come ti permetti di disturbare il signor colonnello? Straccione, sacco di cimici. Tu, maiale, va all'inferno te. Il colonnello è quella sprofa di sua moglie. Presto, sbattetelo dentro. Porci! Ehi, hey Miguel, c'è un nuovo ospite! Ehi, chi sei? Uno che cerca giustizia. Tu conosci la giustizia? Io conosco solo la vendetta. Si può suonare. Butta fuori quel flauto. Ah, no. Ma perché, signor Miguel? Anche noi vogliamo festeggiare i nuovi cannoni. Non fare lo spiritoso, Pedro. E tu, butta fuori quel flauto, altrimenti dopo che il vescovo avrà benedetto i cannoni, ti faccio benedire io dal colonnello Minas. Va bene. Allora festeggeremo senza la musica. Io conosco la vendetta. Andiamo. Thank you.
contento. È nitroglicerina, basta una goccia per farci saltare in aria tutti. Dammi qua. Ladri, banditi, rapinatori, ubriaconi, apostoli miei, voi siete i miei veri amici e discepoli. Sapete che ho visto morire tutti i paesani del mio villaggio, mio padre e la mia povera vitella grassa, veramente mia perché me l'avevo rubata, non comperata. Ho giurato vendetta e mi sono vendicato. Il criminale Minas è morto. Amici, il Redentore è venuto a liberarvi tutti dalla prigione. Perché ti fai chiamare Redentore? Perché? Perché il paese ha fame di giustizia e gli oppressi sete di libertà. Non vuoi rubare ai ricchi per dare ai morti di fame come noi? Sì. Beati i poveri d'espirito. Beati quelli che sanno maneggiare le armi, perché avranno giustizia. Dove vai? Io non sono un povero di spirito. Fermati! No, me ne vado. Ah! All'inferno, però! Indietro non si torna! Combatteremo per la giustizia e per la vendetta! Con la spada e col fucile! I nuovi ricercati, commissario. Mm. Questo non è più ricercato. È stato nominato informatore speciale a Pernambuco. È Spedito, il pazzo, detto anche il Redentore, il re del Cangaso. Molto pericoloso. Rapinatore e incendiario. Una bella cifra per chi lo cattura. Mm. Un momento. Possiamo dire di averlo preso e mandiamo come prova la testa del ladro ammazzato ieri. Mm. Magari. Purtroppo non gli somiglia. È il caucciù. È il cuoio. È il caucciù. È il cuoio. È il caucciù, guarda.
Chi sei? Sono un europeo, un viaggiatore. Che vuol dire europeo? Vuol dire che sono nato in Olanda. È un paese molto lontano al di là del mare. E cosa fai da queste parti? Viaggio. Viaggiavi? Già, viaggiavo. Che roba è? Il Vangelo? No, è un romanzo. Cos'è un romanzo? Un libro. Ci sono altri libri oltre al Vangelo? Certo. Vedi, questa è una favola. Una storia di mare. Bello? Sì, molto bello. Prendi. Leggi. Come? Leggi. Ma è un libro molto lungo. No, io non ho fretta. Seduti voi. Seduti. Deve leggere un libro, una storia di mare. Su, su, in piedi che ti devono sentire. Leggo. Siamo pronti. Era alto 1,80, meno un paio di centimetri o tre. Molto robusto di corporatura, meticolosamente curato nella persona, vestiva di candido dalla testa ai piedi ed era assai popolare nei vari porti dell'estremo oriente. Chi lo sa? La voce... Silenzio! Segui. La voce era profonda, sonora, e vi veniva incontro... con le spalle un po' curve, la testa in avanti e uno sguardo fisso da sotto in su che faceva pensare alla carica di un toro. I suoi modi rivelavano una tenace sicurezza in se stesso, che pure nulla aveva di aggressivo o violento. Sembrava una necessità quel suo atteggiamento che appariva diretto tanto agli altri quanto a se medesimo. Come uno che deve possedere in astratto una capacità e dimostrarla. Non vi so dire quanto sia rimasto immobile accanto alla scaletta del boccaporto. Certo, non passò molto tempo, forse 2 minuti, forse meno, in attesa che la nave sprofondasse sotto i suoi piedi e che un fiotto di acqua lo cogliesse alle spalle e lo scaraventasse via come un fuscello. 2 uomini che non riusciva a distinguere incominciarono a parlare con voce assonnata e gli giunse anche all'orecchio, non sapeva da dove, uno strano scalpiccio. Su questi deboli suoni incombeva quel conturbante silenzio, quella spaventosa calma che sempre precede una catastrofe. Pronto a rispondere docilmente al richiamo del suo mondo popolato di ombre. Ultimamente è molto invecchiato, se ne accorge anche lui e dice spesso che si sta preparando a lasciare tutto questo. E agita tristemente la mano verso le sue farfalle. E poi? È finito. Bella stronzata. Non mi piace.
Più bella la vita di Gesù bambino. Come ti chiami tu? Elfen. Vincenzo Elfen. Arrivederci, Vincenzo Coso. Questo è per te. È un regalo da Spedito il Redentore. E non lasciarlo in giro che c'è fame di carne da queste parti. D'accordo. Adesso vai in bura. Urgente. Tres contas. Obrigado. De nada. Signor Elfen, il signor governatore la prega di accomodarsi. Secondo i primi rilevamenti, dovrebbe trattarsi di un giacimento vastissimo a non grande profondità, che si estende sotto l'intero territorio di Agua Branca, giungendo fino a Palmeiras. Signori, un giacimento petrolifero che porterà il benessere a tutta la zona. Molti abitanti del luogo potranno avere un lavoro, circolerà del denaro e ci sarà bisogno di nuove strade, nuovi mezzi di comunicazione. Insomma, il petrolio può diventare un elemento di progresso. Può venire sbilanciato pericolosamente il miracoloso equilibrio di una vasta zona. Esiste il pericolo di un'esplosione di materialismo. Ma questo giacimento è nazionale, è nostro. Basta con l'industria straniera. Signori, le obiezioni alla proposta olandese per lo sfruttamento di un giacimento di petrolio sono tutte facilmente risolvibili nel quadro degli accordi interni che seguiranno in un secondo tempo. Però il problema non è questo. Il problema è un altro. Agua Branca è qua, nella zona del Grande Sertau. I suoi abitanti, certo, dovranno sloggiare con le buone o con altri sistemi. Ma il vero intralcio è di tipo diverso. Voi sapete che cosa intendo dire. L'intera zona è tuttora in mano ai Cangaceiros. I Cangaceiros, banditi sanguinari, nemici della patria e della Santa Chiesa, che rubano, uccidono, massacrano spietatamente. Oggi la più pericolosa è la banda di un giovane pazzo, un fanatico che si fa chiamare Redentore, un santone invasato, assetato di sangue e di vendetta, ed è lui che controlla quasi tutta la zona di Agua Branca. Le sue imprese sono iniziate alla fortezza di Angicos, come tutti ricorderete bene. La cosa provocò la morte del colonnello Minas e quella di Sua Eccellenza il Vescovo Pedreira Sousa. Mio venerato predecessore. Tutti stanno qui in questa zona, protetti dall'omertà e dalla superstiziosa paura degli abitanti. Inutile nasconderlo, non ci sarà nessun sondaggio ad Agua Branca se prima non avremo sterminato tutti i Cangaceiros, tutti, fino all'ultimo. A questo punto il signor Elfen deve dirci se la sua compagnia può intervenire. La mia compagnia mette tutto il suo aiuto finanziario a disposizione. Se occorre una spedizione militare agguerrita e bene organizzata. Certamente. Io sono d'accordo. Adesso tutto sarà più facile. Purtroppo saremo costretti a radere al suolo la città di Agua Branca per aver dato ospitalità a una banda di Cangaceiros, come avvenne per Paramirina e per altri villaggi. Le leggi a volte sono molto utili. Permettono di lavorare pulitamente per i propri interessi. Un rinfresco? Ha ha ha!
Passeremo la notte qui. I soldati si accamperanno nelle case circostanti. Partenza all'alba. Dicono che questa città porti disgrazia. Pare che ci siano i fantasmi dei minatori sepolti nella catastrofe del 17. Queste sono sciocchezze. Tuttavia la zona potrebbe prestarsi ad un agguato. Disporremo delle sentinelle, naturalmente. Signori, i vostri discorsi mi meravigliano. Sono indegni di veri militari. Scusi, signor capitano. Una semplice esortazione alla prudenza. Ma che disciplina è questa? Si è mai visto un ufficiale che esorta il suo superiore ad avere paura? Senti, chi sarà? Sembra la voce di un fantasma. Vieni di lì. Su, sveglia! Andiamo. Da questa parte. Presto, avanti. Redentore, dove sei? Fatti vedere. Qua, bello, qua! Andiamo in bora. Abbiamo vinto un'altra volta, re dei re. Come sempre, mezzanotte. Ole tu la renderà. Ole. Io ti insegno a innamorare. Tu mi insegni a fare bella, io ti insegno a innamorare. Olè, mulher bella. Olè, mulher bella. Ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê! Come agnelli, come agnelli tra i lupi. Li abbiamo mandati al massacro. Erano giovani e pieni di vita. Cercavano la vittoria, la gloria. Di questo ha colpa anche lei, signor Elfen. Il governo si oppone ad altre spedizioni. Sono incaricato di dirle
Il cuscino, per favore. Sono incaricato di dirle che per il momento non ci saranno altre spedizioni. Gli uffici competenti ritengono che non sia il caso. Il Sertan è un territorio immenso, percorso dalla paura, dalla fame e dalla religione. E quale religione? Superstizioni selvagge. Credono come ciechi a chiunque gli prometta un bagliore di luce. Questo è spedito. Avrà sentito parlare di lui? Sì, ne ho sentito parlare. Uno dei tanti pazzi fanatici. Eppure controlla tutta la zona. Tutta la zona del Sertan di Agua Branca è in mano di questo cangaseiro sanguinario e spietato. Già, mi hanno riferito. Ma non bisogna lasciarci intimidire. Noi siamo più forti. No, loro hanno i paesani, i vaqueros dalla loro parte. Nessuno oserebbe combattere Espedito. Credono che faccia miracoli. Prenda i ricchi, dà ai poveri. Politica astuta, come lei può ben comprendere. Espedito il pazzo. Il Redentore. Se lei, eccellenza, vorrà darmi poteri sufficienti e se il signor governatore vorrà darmi la sua collaborazione, credo che potrei tentare di eliminarlo. Nessuno è riuscito a ucciderlo. Non ho detto questo. Eliminarlo non significa ucciderlo. L'hai preso tu da solo? Sì, signor. Sei di queste parti? Sì. Senti, conosci Espedito il Redentore? Figlia. E questo è il nostro bambino. Come? Sì, mia moglie è morta e mia figlia è diventata mia moglie. Obrigado. Suo amico? Sì. Che vuoi da lui? Devo parlargli. E gli ho portato un regalo.
mia cacinga, mia lei, è così come lugar, a ninguém vou entregar o meu sertão, não vou morrer sem ver o meu lugar, vou caminhando pra bem longe, mas vou chegar. Sarà un altro libro. Infatti non lo è. E che cos'è? Adesso lo vedrai. Volevo solo farti vedere come si carica. Non hai detto che ti chiami? Vincenzo Elfen. Questo sì che è un bel regalo, Vincenzo. Io ho dei fucili, delle pistole, quello che ho potuto rimediare da queste parti è quello che ho rubato l'esercito. Ma questa è roba di lusso. Ne sono arrivate dozzine di casse di questa roba di lusso. Dove? In città. Le hanno mandate per l'esercito. Sono le armi in dotazione ai soldati che verranno qui per combattere i Cangaseros. A combattere chi? A combattere chi? Anche se vengono con centinaia di cannoni, li ammazzeremo tutti, hai capito? Tutti! Cosa sei venuto a fare qui? Ti piacerebbe che i tuoi uomini fossero armati di carabine come questa?
Che vuoi dire? Vedi, Redentore, quei poveri soldati non sanno cosa sia combattere i Kangaseiru. Neanche con le migliori armi del mondo riuscirebbero a sconfiggerli. Non si vincono le battaglie senza un vero capo. E tu sei un vero capo. A te ti hanno mandato quelli del governo, eh? Beh, in un certo senso sì. Vattene. Vattene. Vattene prima che ti ammazzo! Vattene! E se gli altri Kangaseiru sono i miei nemici, quelli del governo sono un merda! Hai capito? Sono un merda! Sono venuto da amico. Parliamo da amici. Tu sai che il governatore Branco ha un'enorme ammirazione per te? Per me? Sì. Da quando è venuto a conoscenza del bene che ti vuole il popolo. Quello di Agua Branca, per esempio. E allora? Vuol fare un accordo con te. Che accordo? Loro ti vogliono aiutare nella tua opera di bene a condizione che tu li aiuti ad eliminare tutti quegli altri sanguinari Kangaseiros che agiscono non in buona fede come sei tu. È un discorso che devi capire, Redentore. Se veramente sei diverso da loro. Se sono diverso. Certo che sono diverso. Certo che sono diverso da loro. Perché la mia missione viene comandata da lassù. Hai capito? Da lassù! Il governatore lo sa perfettamente. Perciò ha intenzione di revocare subito la taglia che c'è sulla tua testa. Ed è disposto ad ascoltare le tue condizioni. Avete sentito? Eh? Avete sentito? Dille che accetto. Che sono disposto a riceverlo qui. Veramente il governatore aveva pensato di dare una grande festa in tuo onore, con le più alte personalità del governo, che sono ansiose di conoscerti e di stringerti la mano, ma se tu non vuoi e preferisci riceverlo qui, credo che lui non abbia niente in contrario. Che festa è? Che festa è questa? Niente, non importa. Gli dirò che preferisci non venirci. E invece ci vengo, guarda un po'. Il semplice fatto che mi manda a chiamare è per me una grande vittoria. Dopo tutto il male che ci ha fatto a me e alla mia gente. Senza parlare della mia povera vacca. Quale vacca? Lasciamo perdere, va. Posso riferire che hai accettato l'invito? Ci sarai anche tu, spero. Certo. Vincenzo. Non voglio scherzi, eh. Niente scherzi. Certo che verrà. Stia tranquillo. Verrà. Certo, è molto rischioso. Io sono un po' impressionata. Bevi, cara. Ma sì, maestro. Dimmi. Non capisco l'inspiegabile ritardo di questo bandito. Comincio a credere che abbia intuito qualcosa. Non preoccuparti, caro. Vedrai che verrà. Sì, sta tranquillo. Hai visto? Andiamo. Con permesso. Signore, signori, il nostro ospite sta arrivando.
Vi prego di rimanere calmi e di riceverlo nel migliore dei modi. Grazie. Grazie. Dov'è l'olandese? Sono qua. Chi è Branco di questi? Il governatore Branco? Il Redentore. A nome di tutti i miei invitati, di mia moglie e mio personale, benvenuto in questa casa. Sono entrato con questi pochi amici. Ne ho dovuto lasciare un centinaio fuori perché non volevo creare disturbo. Se crede che sia meglio così, come vuole. Questi miei amici, se non mi vedranno tornare tra un paio d'ore, può darsi che stiano in pensiero. E c'è il pericolo che vogliano venire a cercarmi. Perciò è meglio non fare scherzi. Sono un uomo leale. Può stare tranquillo. Così staremo tutti tranquilli. Dov'è che si mangia qua? Prego. 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 Brodaglia. È potage. Quest'anno la primavera è stata più mite. Ah,
Già, molto più mite. Cos'è questa roba? Ostriche. Sono buone? No, io li adoro. Dividete il vostro pollo con gli altri. Andiamo, gatto pretto, su. Grazie. Signori, chiedo scusa. Signor Redentore, credo che sia arrivato il momento di parlare di affari. Io non parlo d'affari, signor Governatore. Parlo solo di vendetta e di giustizia. Scusi il termine affari, mio caro. Io intendevo dire che le ho offerto questo pranzo, a parte l'ammirazione che ho nei suoi riguardi, anche per parlare di... diciamo per metterci d'accordo. Mi esprima i suoi desideri. Per quel che riguarda la vendetta, credo che ci siamo già messi d'accordo attraverso il nostro amico Vincenzo. Sono disposto a eliminare chiunque si metta fra me e la mia sacra missione. Certo, siamo d'accordo, mio caro. Quindi mi pare che manchi solo la questione giustizia, vero? Verissimo. Allora dica lei, Redentore, siamo qua per ascoltare le sue condizioni. Primo, che lei dia l'ordine immediato al suo esercito di lasciare, di cessare, lo sterminio della povera gente per il fatto che ospitano i cangaseros. Il fatto stesso che lei sia qui dimostra che questo non è più un desiderio, ma una realtà. Secondo, voglio una grande fazenda, molto grande e molto bonita, dove quelli che fino adesso sono stati gli ultimi siano i primi. Ho nelle mie terre una fazenda degna di lei e dei suoi sogni. Gliela regalo. Là potrà vivere in pace e nessuno la disturberà. Ha la mia parola d'onore. Soddisfatto? No, c'è una terza cosa. C'è una taglia su questa. E per levarla non basta la tua parola. Vuole passare, per favore? Con questa, a lei e ai suoi uomini, viene concessa l'amnistia per i reati commessi e vi si riconoscono inoltre i diritti di un esercito regolare. Vincenzo, leggila. È scritto così? C'è scritto così. Era solo una bottiglia di champagne per brindare al nostro accordo.
petrolio. Al petrolio. Cosa preferisci? Bere? O mangiare? Intanto comincia a bere, va. Ciao Gaj, chiama a raccolta. Amici! Compagni di Cangasso, una terribile disgrazia sta per abbattersi sopra di noi. È spedito! Il re del Cangasso si è trasformato in uno sporco assassino di Cangaseros. Questo rinnegato ha già massacrato più di 4 o 5 delle più nominate bande del Sardan. Da informazioni sicure, mi risulta che l'esercito di Espedito verrà qui. Si potrebbe aspettarlo e dare battaglia. Ma come facciamo? Le armi nostre sono vecchie e loro sono molti più di noi. Perciò, siccome abbiamo messo insieme un po' di denaro, andiamocene tutti a Pernambuco e che Dio ci protegga! Viva l'imperador! Viva! Oh, che disgrazia! Fra qualche anno l'imperador sarebbe diventato ricco. Dove andrò adesso? A Salvador troverò un imbarco se Dio mi assiste. Non hai detto di andare in Pernambuco? I sudditi in Pernambuco. L'imperador altrove. Sì, è una buona idea. Noi due soli con loro. Io ho un'idea migliore. Io solo con loro. Addio, Saudaj. Che Dio ti conceda la sua pace in paradiso. Volevi essere solo? Ora lo sei. Prendetelo. Salve amici, io sono Sebastian della banda del Redentore. Avete sentito parlare di noi? Fermi.
Tu sei Diavolo Nero, vero? Il Redentore mi manda a dire che ti vuole parlare, ma non qui. Sarebbe inutile un massacro. Noi siamo tanti, tutti qui intorno. Perciò è più conveniente che vi incontriate fuori. Voi due soli. Diavolo Nero, ti ricordi quando volevo combattere con la croce e col macete? Tu mi dicesti allora che un fucile è più lungo di un macete. Ti ricordi? Ricordo anche questo. Io adesso ho carabine più lunghe dei tuoi fucili. Potrei ammazzarvi uno a uno, ma non mi va. Ora non ci sono né carabine né fucili, ma c'è di nuovo una croce. Quando ti ho incontrato la prima volta potevo ammazzarti. Lo farò adesso, sta sicuro. Joao! Sebastian! Possiamo andare, vero? Sì, caro. Arrivederci. Buongiorno, signora. Signor governatore, è tutto pronto. Vengo subito. Con permesso. Non preoccuparti, cara. Una gita senza pericoli. Ma dove vai? Ad Agua Branca, qui vicino. Da una piccola lezione a quella città che ha ospitato tanti cangaceiros. Ma sta tranquilla, ti dico. Ci vediamo questa sera. Ciao, cari. Mas o facão bateu embaixo, e a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo, e a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo, a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo, e a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo, a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo. A bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo. E a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo. A bananeira caiu. Qual é que piace? O maior governador. Questo? Chegou a vento. Papá, e per mamma. Cappellino. Qua dentro fai la cacca come i signori, entendeu? Vai in bora. La bananera caiu, mas o facão bateu embaixo. La bananera caiu, mas o facão bateu embaixo. A nome della parrocchia do il benvenuto all'uomo della provvidenza che ha liberato la zona dal terrore dei cangaceiros e che ha recuperato tanti oggetti sacri sottratti ai beni della chiesa, che a quanto vedo rischiano di finire in mano di gente non del tutto degna.
Prendete le cose sacre e datele al signor curato. Che Dio la benedica, signor Redentore. Signor Redentore. Senta, signor curato. Lei e lei e tutti gli altri siete invitati alla mia fazenda, che si chiamerà il Paradiso Terrestre. Potete venire tutti quanti, tutti quelli che vogliano venire. Il Redentore è molto stanco. Tutti i suoi nemici sono morti e possiamo andarci nel nostro Paradiso Terrestre. E questo sarebbe il nostro paradiso terrestre. Dicevano che c'era anche l'acqua. L'acqua c'è, ma è una parola. Non dovevamo fidarci di quella gente. Ma questa non è una fazenda, è un mucchio di rovine. Guardate in che condizioni è. E abbiamo ammazzato tutti quei cangaseros per finire. Stava meglio nella catinga. Ma è inutile rimanere qui, andiamocene. Hanno imbrogliato. Silenzio, basta! Lavoreremo e resteremo qui! La rimetteremo a posto! A me piace! Controlli la pressione. Ottimo. Se gli altri pozzi reneranno solo la metà di questo, la compagnia raggiungerà un utile netto dell'80%. Un magnifico lavoro, Ed. È stata dura? Sì, abbastanza. Un lavoro ingrato. Capisco. Ora i pozzi sono nostri. I brasiliani in fondo li abbiamo comprati con poco. Dovremo completare l'impianto al più presto. Io non ci sarò. Sollevate, forza! Su! Mano d'opera a basso costo, ma poveri noi, che scarso rendimento. Scarso rendimento? Per gente che non mangia ogni rendimento è anche troppo. Giusto. Ma li obbligheremo a venire alla mensa, gli daremo della carne e renderanno di più. Non verranno. Loro sanno che non durerà. E non vogliono prendere il vizio di mangiare. Caro governatore, a nome di tutti gli amici, benvenuto. Grazie. Si accomodi. Offri da bere al signor governatore. È un altro onore per noi ricevere la visita di una così alta autorità dello Stato. Questa non è una visita ufficiale, perciò niente cerimonie. Alla salute. Salute. Potessimo portarne un bel po' di quest'oro biondo negli stati. Non da vigliaggio, negli stati ci torneremo presto. Parola di Frankie Binaggio. Quando avremo sistemato quei quattro miserabili del governo Coolidge che ci hanno accusato di evasione fiscale. Ma che cosa comanda, signor governatore? Grazie, sapevo di poter contare su di voi. È una questione un po' delicata. C'è un uomo, un bandito, un pazzo che minaccia la mia vita. Oh, e come mai? Mi dà la colpa di certe cose che non sono troppo di suo gradimento. Per esempio, quando ho fatto attaccare un villaggio perché dava ospitalità a certi suoi complici. E avete fatto il dovere vostro. Naturalmente.
Poi non è soddisfatto della faccenda in cui è andato a rifugiarsi e che mi ha estorto con la violenza. E il fatto è che mi odia e so che tenterà presto di uccidermi. Scusate, signor governatore, ma la polizia vostra che fa? La polizia non può far nulla. Quel miserabile ha un salvacondotto che gli dà diritto alla libertà e all'immunità dinanzi alla giustizia. Scusate, signor governatore, noi siamo qui per merito vostro. Gli Stati Uniti ci hanno espulso e voi ci avete permesso il soggiorno in questa bellissima città. Perciò, servi vostri siamo. Però voi ci state offendendo un poco. Ma noi commercianti siamo, mica assassini. Non ho tempo da perdere per cercare le parole. Chiaro? Come avete riconosciuto un momento fa, siete qui liberi grazie ad un permesso che io vi ho concesso. Ecco qui del denaro. Chiedo soltanto la testa di quel bandito. Gesù, la testa addirittura. Come siete crudeli voi brasiliani. E voi americani come siete? Un po' più crudeli di voi. Allora, dove la volete la testa di questo vostro amico? A casa? Per pacco postale? La voglio alla raffineria di Agua Branca. Ehi, Giararaca! E un po', ma tu la gente l'ha invitata, vero? Sì! Sì, Redentore! Certo! Ma tu hai detto che la festa era oggi. Gliel'ho detto, per oggi. Perché non vengono? Allora perché non vengono questi disgraziati? Io lo so perché non vengono questi. Ce l'hanno con me. Ce l'hanno con me perché mi sono fatto giustiziere di Cangasei. Non hanno capito niente allora. Niente. Niente hanno capito. Tutti mi hanno tradito. Tutti. Accattori. Tutto per colpa di quel maledetto olandese di merda. Tutto colpa sua. Non sono venuti perché hanno paura, dopo quello che è successo ad Agua Branca. Che è successo? Che è successo? Sai, bisognava sgombrare il paese per far posto ai pozzi di petrolio. E il governatore Branco ha trovato un sistema sbrigativo ed economico. Siccome gli abitanti avevano ospitato i Cangaceiros, ha pensato bene di punirli, uccidendoli. Tutti. E di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Sì, è vero. Sono stato io, ma non credevo che si arrivasse a tanto. Il massacro non era nei patti. Troppo tardi, caro Vincenzo. Troppo tardi. Ti avevo detto niente scherzi. Se nei tuoi libri c'è una preghiera, ricordatela, perché adesso ti ammazzo. E dopo tocca al tuo amico Branco. Ti avverto che proprio Branco ha soldato dei gangster americani. Cosa sono? Non ho tempo di spiegarti. Sono degli uomini diversi da voi. Branco li ha pagati perché gli portino la tua testa. Arriveranno fra 2 ore. Non ci credo. E allora per quale motivo sarei venuto ad avvertirti? Credimi, Redentore, è la verità. Non c'è tempo da perdere. Bisogna fare qualcosa. Che devo fare? Ho imparato una cosa quando ero in Sudafrica. Hai mai sentito parlare degli elefanti?
E adesso seppelliamo tutte queste carogne. Sono già nella fossa. No, sono ancora vivo! Bugiardo. Su, seppelliteli. Franco. Chi? Io. Chi io? Testa di spedito. Eccola qui. Te l'ho portata di persona. Coraggio, scendi. Vieni, vieni. Sai una cosa? Sono molto buone le carabine che mi hai regalato, governador. Molto buone e molto potenti, sai. Ti do 3 minuti di vantaggio. È una partita di caccia. Questi sono i patti. Una a te e una a me. Forse per un vigliacco come te sarebbe meglio qua. Traditore fino alla fine. Ciao, Vincenzo.
Ciao. Dove vai? Torno in Europa. Senti un po'. Tu mi hai messo in mezzo a... coi tuoi sporchi affari là. E poi sei venuto ad aiutarmi all'ultimo momento. Come mai? Così. Come così? Beh, diciamo per simpatia. O forse per complicità. Vincenzo Helfen, tu con i tuoi libri, le tue trappole per elefanti, là sei un gran figlio di puttana, lo sai? Può darsi. Ma tu piuttosto sei di nuovo nei guai, eh? Dopo quello che è successo, credo che dovrai startene lontano. Perché, sai, ho il sospetto che quelli del governo vorranno vendicarsi prima o poi. Prima devono organizzarsi un po'. E poi, sai che ti dico? Mi è venuto il sospetto che io non sono mica il Redentore, sai? Sai che cosa devo dirti sinceramente? Credo che tu lo sia stato abbastanza. Ma no, lascia perdere. Lasciamo perdere, è meglio. Beh, allora addio, è spedito. Ciao. Olé, mulher rendera. Olé, mulher renda. Tu me ensina a fazer bem. Quando vê a...